Vai. Benvenuti alla quarta lezione di Python e l'ultima, in cui per acclamazione popolare si parlerà delle GTK. Ma sono le GTK, sono delle librerie. Cosa sono delle librerie grafiche? Beh, prendiamo un attimo questa schermata. Noi abbiamo un programma che è un editor di testo. Questo editor di testo ha una finestra, un cursore che lampeggia, qui è un pulsante, qui è un altro pulsante. Scusate, no, premessa, per chi ha il computer. Vi serviranno soltanto un paio di file che sono della lezione scorsa e di due lezioni fa. Se non li avete, li potete trovare a questo indirizzo. E potete collegarvi alla rete di Mixup, non lo so. pietrobattiston.it/c/python. Ok, poi ve lo dico. Comunque, invece, se avete fatto delle altre lezioni, avete già tutto necessario. Allora, cosa sono le librerie? Dicevamo, in questa finestra, che è un editor di testo, ma vale per qualsiasi programma, prendiamo anche quest'altra finestra, che è un terminale, voi vedete alcune parti che si ripetono più o meno uguali per tutti i programmi. Adesso non sono proprio identiche, però per esempio se apro, cosa posso aprire al volo? Se apro, facciamo totem, che è il video player, facciamo così. E anche qui vedete ci sono i pulsanti, vedete che questo pulsante a parte il colore è identico a questo. Quindi vabbè, sto dando gli esempi sbagliatissimi, però mi seguite credo se dico che alcune cose, per esempio i bordi, sono tipicamente uguali in tutte le finestre di tutti i programmi. Allora la domanda è, ma tutte le persone che creano questi programmi hanno deciso di mettersi a scrivere le funzioni per creare le finestre uguali, per creare pulsanti uguali? La risposta è no, tutte le persone che scrivono questi programmi se ne fregano altamente, più o meno, di questi aspetti, quindi di com'è questo bordino, di come esattamente appare un pulsante, di come appare il pulsante per chiudere, che deve essere più o meno uguale dappertutto. Loro cosa fanno? Usano semplicemente delle librerie grafiche. Queste librerie grafiche si occupano di disegnare, in alcuni casi tutto il programma, in altri casi perlomeno quelle parti del programma che sono piuttosto standard. Quindi il bordino, i pulsanti per chiudere, ma anche le parti che non sono proprio standard, per esempio il fatto che in questo editor abbiamo delle tab, come le potete avere in Firefox, di nuovo non ce l'hanno tutti i programmi, ma ce l'hanno molti programmi. Allora è abbastanza inutile che ogni persona che sviluppa un programma si metta a ricreare da zero queste immagini, per esempio. Le librerie grafiche sono semplicemente le librerie che forniscono queste cose, quindi che fanno sì che oggi scrivere un programma sia enormemente un programma grafico, un programma con un'interfaccia grafica, sia enormemente più facile che, per dire, 20 anni fa sotto Linux, 30 anni fa forse. Quindi, riassumendo, finora noi abbiamo visto soltanto programmi Python che eseguono qualcosa e sputano fuori un risultato, oppure scrivono qualcosa in un terminale, oppure, quando abbiamo visto i notebook, in un notebook. Stasera vedremo invece come fare un programma Python che ha una finestra dei pulsanti. Allora, come vi dicevo, 30 anni fa non era altrettanto facile avere un programma con la grafica, tant'è che quando crearono il GIMP, che magari alcuni di voi conoscono, è sostanzialmente la versione libera di Photoshop, non avrà tutte le caratteristiche di Photoshop, però è molto molto buona. Praticamente loro, per fare il GIMP, hanno creato da zero invece questi bordini, i pulsanti, semplicemente perché non c'erano. L'hanno fatto così bene, hanno fatto una cosa così completa, che alla fine hanno preso questi bordini e ne hanno fatto una libreria che potesse usare qualsiasi programma. Quindi oggi, questo che è nato come il modo di fare le finestre di questo programma particolare, è un toolkit grafico general purpose. Cosa vuol dire? Che noi lo useremo stasera, lo può usare chiunque. Object oriented, per chi lo sa cosa vuol dire bene, se ha pazienza. Libero vuol dire che è una licenza che fa sì che ognuno può utilizzarlo, modificarlo, è sostanzialmente una licenza non uguale, ma nello spirito di quella del kernel Linux. Per chi sa cosa vuol dire, la differenza è semplicemente che non è copyleft. È multipiattaforma, questo
Com'è? Copyleft. Cioè, significa semplicemente ognuno può farci quello che vuole al punto che può farci cose che non ridistribuisce a sua volta. La licenza del kernel Linux GPL dice che se io modifico il kernel e ti do una versione modificata, ti devo anche dare i sorgenti per i sorgenti che io ho sviluppato. Questa qua è più morbida, diciamo, più blanda come licenza. Comunque, veniamo al dunque, è multipiattaforma, questo è il mio computer su cui ci sono tutte le librerie GDK attive sotto Linux, questo è, credo sia macOS, sì, questo è Windows, c'è sempre GIMP, quel programma che vi dicevo, sia qua che qua, che quindi usa queste librerie sotto qualsiasi di queste piattaforme. Questi, francamente, siccome la presentazione, questa slide l'ho fatta nel 2011, non mi ricordo neanche più cosa sia, no? Questo deve essere Haiku. Comunque, ci sono molti diversi dispositivi portatili e computer, nel senso cellulari, tablet e computer, su cui le GTK funzionano. È multilinguaggio, è scritto in C, un linguaggio che non è necessario sapere per seguire questa presentazione. Chiaramente può essere utilizzato in Python. In C++ è in tanti. Scusate, questa è una versione in realtà vecchia delle slide, ma siccome ho cambiato pochissimo, pazienza. Vabbè, è un po' cambiato dal 2011, ma non so dove ho messo le slide giuste. Quindi, scusate, fatemi solo dare un occhio. Ah, vabbè, non so cosa ho combinato, ma andrò avanti con queste. Comunque cambia pochissimo. La morale è sempre quella, funziona sotto un sacco di linguaggi, c'è anche stato scritto un linguaggio apposta che si chiama Vara. I concetti base di GTK che vedremo questa sera sono quei, cioè, che sono i concetti base che servono per capire come funzionano le librerie GTK, sono widget, segnali e mail. Cos'è un widget? Un widget di solito è semplicemente un rettangolo nello schermo. È un rettangolo nello schermo che sa fare alcune cose. La prima cosa che sa fare è rappresentare se stesso. Quindi un pulsante deve apparire come un pulsante. Una finestra deve apparire come una finestra. Una casella di testo come una casella di testo. Spesso, non sempre, ma di solito interagisce in qualche modo con l'utente e esegue alcune funzioni specifiche. Questo è un esempio, è una finestra vuota, è un widget. Un widget che è sempre necessario perché alla fine qualsiasi programma sta in una finestra. Questo è un pulsante, questo è un pulsantino a scelta multipla. Questo è un capo di testo, questi sono esempi di widget. Alcuni widget sono particolari nel fatto che sono contenitori. Per esempio, una finestra. Se non c'è nulla dentro non serve a nulla, è un contenitore. Nelle GTK avremo alcuni contenitori che sono dei bin, e bin vuol dire che contengono un solo altro widget, e poi ci sono invece dei container che possono contenere vari altri widget, e vedremo un esempio. E poi ci sono i widget che invece sono contenuti, cioè sono effettivamente quello che alla fine bisogna mostrare, che possono essere di nuovo il pulsante a scelta multipla, la casellina di testo. Ok, quindi sostanzialmente un'interfaccia grafica sarà prima di tutto una composizione di alcuni di questi ingredienti. Dopodiché ci sono i segnali. Che senso hanno i segnali? Beh, hanno senso nel momento che pensiamo che un'interfaccia grafica non è solo una finestra che sta ferma lì, ma sono cose che interagiscono. Allora, per esempio, supponiamo che abbia una casella di testo in cui vogliamo che l'utente inserisca un indirizzo web. Allora, noi potremmo fare in modo che ogni volta che l'utente ci scrive dentro, noi verifichiamo che quello sia effettivamente un indirizzo web. E quindi potremmo far partire una funzione di questo genere in Python che dice se il testo di questo campo non comincia con http://, allora in una certa etichetta, questo è solo un esempio, poi vedremo un esempio proprio concreto, ma insomma, in una certa etichetta mettiamo la scritta errore, l'URL deve iniziare con http, eccetera. E il risultato sarà un'etichetta su questo testo. Quindi questo è solo un esempio, ma vedremo vari segnali già stasera e ce n'è un'infinità possibili. Ci possono i pulsanti pigiati, le caselline di testo, potete, c'è un segnale che viene emesso quando spostate una finestra, quando ridimensionate una finestra. Insomma, sono tutto quello che rende l'interfaccia qualcosa di non statico, sostanzialmente. Allora, voi vedete che qui ho messo del codice che deve essere eseguito idealmente quando succede qualcosa. Queste funzioni che vengono eseguite quando succede qualcosa si chiamano callback. Una callback non è altro che una funzione qualsiasi che ha la caratteristica di essere eseguita quando succede qualcosa.
noi vedremo esattamente per alcuni esempi. E il modo in cui funziona più o meno è questo: noi scriviamo una funzione che è una normalissima funzione che esegue, fa quello che vogliamo. Dopodiché abbiamo questo comando connect nell'LGDK che dice campo indirizzo connetti. Qui diciamo qual è l'evento che deve scatenare il callback e qui diciamo cosa deve succedere. Quindi questo commento sta dicendo: caro campo indirizzo, quando vieni cambiato fai partire questa funzione. I segnali change non è una parola a caso, è uno dei vari segnali che questo campo supporta e c'è tutta una lista per ogni widget dei segnali che puoi mettere. Comunque, campo indirizzo sarebbe la nostra barra, sarebbe il widget della barra di inserimento. Esattamente. Comunque ora vedremo gli esempi. Quindi passerei avanti velocemente perché sarà tutto chiaro quando lo facciamo. Ultima cosa, cos'è un main loop? Il main loop, beh, allora pensate un attimo all'interprete Python che avete visto nelle lezioni scorse, penso nella prima. L'interprete Python come funziona? Voi scrivete qualcosa, date invio, lui esegue e si ferma. Scrivete qualcos'altro, date invio, lui esegue e si ferma. Esegue, dà errore e si ferma. Le interfacce grafiche di qualsiasi tipo funzionano in modo completamente diverso. Hanno una cosa che dovete immaginare che gira sempre ed è sempre pronta a accettare il pulsante cliccato, il testo cambiato, oppure magari a scaricare qualcosa dalla rete, a interagire con altri processi. Il main loop è proprio la parte della libreria che continua a essere eseguita, processa i segnali, quindi vede questo pulsante è stato atticciato, questa casella è stata cambiata, cambia i widget se devono cambiare, ridisegna i widget se devono essere ridisegnati. Esempio stupido: io adesso questa finestra che è tutto schermo, le finestre sotto sono nascoste, quindi è inutile che il sistema operativo stia a disegnarle. Se però io passo qua, questa finestra deve essere ridisegnata perché è mostrata allo schermo. E fa altre cose che stasera non è importante andare a vedere. Questo è importante. Uno di questi due comandi, in particolare stasera usiamo questo, serve per dire parti con loop. Quindi di tutta la slide l'importante è ricordarsi che in un programma ci deve essere un comando così, se no non fa nulla, perché non parte questo. Va bene, passiamo alla parte pratica. Allora, partiamo con un'interfaccia molto semplice. Per fare un esempio, quindi per ora per seguirmi avete bisogno semplicemente di un editor di testo e del terminale. Allora, spostiamoci in una cartella, per esempio, aspettate, lo faccio l'interfaccia grafica che mi sembra inutile richiedere più conoscenza di quella di stasera, diciamo cartella Python, ok? Ok, apri nel terminale questa cartella. E andiamo al nostro editor di testo. Dove è finito l'editor di testo? Scusate. Nel nostro editor di... No, questo non doveva succedere. Faccio tutte le cose nascoste e poi me le mostro. Ok. Ci sono quasi. Perfetto. Quindi, editor di testo, e scriviamo semplicemente. Allora, vi ricorderete forse che un programma Python comincia... Così? Sì? Credo di sì. No. Sì, preferenze. Caratteri colori, mettiamo un. Andare? Sto strizzando gli occhi orrendamente. Facciamo 16. Tanto scriveremo così poco codice, vi mostrerò che è così semplice scrivere interfaccia in Python, che va bene anche un 16. Ok, e cominciamo. Allora, vi ricorderete, perché c'era l'altra volta, che avevamo dei comandi tipo from libreria import qualcosa. Allora, qui il comando fondamentale di stasera sarà from g.repository import gtk. Questo comando importa le librerie gtk. C'è qualche altro comando che può importare gtk, che non sia g.repository? No. Perché non ti funziona? Perché non ti funziona il punto? Io lo so, c'è un problema con... Punto?
non trova più la pasta per i repository, non so perché c'è problema con le forze che comunque stanno anche qualche e senti, puoi fare puoi usare Python 2 e fare import stdk. Molte cose saranno simili, non tutte, però è abbastanza facile adattarsi. Ma la scelta di chiamata non è quella di Python 2. Hai perfettamente ragione. Grazie. Benissimo, salviamo questo file nella nostra nuova cartella. E io lo chiamerò interfaccina 1. Ok, questo non fa ancora nulla. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima di tutto fare una finestra, perché qualsiasi programma ha bisogno di una finestra. Allora diciamo finestra, e questa finestra è una gtk.window. Con questo comando gli diciamo crea una finestra. La finestra, voi pensate che un programma ha tante finestre, non sono tutte sempre aperte. Allora, di default, quando ne crea una finestra, non è aperta. E noi gli diciamo di aprirla, cioè mostrarla, con questo comando. Finestra.show. Ok? Quindi ora gli abbiamo detto, hai una finestra ed è aperta. Abbiamo creato quello che c'è in un esempio semplicissimo di interfaccia, un esempio molto stupido, ma perlomeno una finestra. Dobbiamo dirgli, vi ricorderete, di far ripartire il loop. E si fa così. Oltre che gtk importiamo glib, che è una libreria, adesso non voglio andare nei dettagli, ma diciamo... la libreria GTK vera e propria contiene solo veramente cose che servono per la grafica. Glib è una libreria che serve per il GTK, ma ha varie cose che si possono usare potenzialmente senza necessariamente la grafica. E qui diciamo loop uguale glib.mainloop e poi gli diciamo loop party. Ok? Quindi ricapitolando, abbiamo importato quello che ci serve della libreria, cioè le librerie che ci servono, diciamo pure. Abbiamo creato una finestra, abbiamo detto di mostrarla, abbiamo creato un loop e abbiamo detto di farlo partire. Possiamo andare nel nostro terminale e dare... non so, questo l'avete visto? Come rendere un file eseguibile? Giovanni? Comunque, chmod più x è il nome... dice questo file può essere eseguito, quindi lo distingue da un qualsiasi file di testo. Torna, non so se lo facevate andare così o usando Python il nome dello script. La seconda? Andiamo con la seconda, Python 3 interfaccina 1.py è perfettamente equivalente. Vabbè, giusto per la cronaca, adesso ve lo mostro. Se voi avesse dato questo comando, poi potete dare semplicemente interfaccina1.py invece che Python 3 interfaccina1.py. Quindi in questo caso l'abbiamo trasformato in un programmino, quindi eseguibile in quanto tale. Benissimo, facciamo partire il nostro programmino, così con l'altro comando è uguale, e lui apre la finestra. Quindi avete fatto la vostra prima interfaccia grafica, la prima stasera. Sì. Vai, sparate fuori gli errori. Cosa dice? Mi sa che non hai... L maiuscola. Glib la L maiuscola. Quassù. Sia quassù che qua giù. In riga 2.8, Glib L maiuscola. Oh, ma quello... solo detto, per entrare nella cartella che avete creato, il comando è... cd spazio python cd e change directory. Ci siamo tutti? Sì, controllo se non ci siano delle maiuscole nella cartella. È normale quando aggiungo la finestra non si chiude. Sì, ora vedremo perché. Ci siamo tutti fin qua? Allora, diceva...
Diceva Andrea che se voi cliccate sulla crocetta qua, il programma non muore. Di nuovo, questo sembra strano ora perché il programma è una finestra. Però non è strano se pensate che un programma come Firefox può avere 10 finestre diverse. E non è che quando voi chiudete una finestra volete per forza che tutte le finestre di Firefox si chiudano. Allora, insegniamo a questo programma che quando chiudiamo quella finestra noi invece vogliamo proprio che il programma si chiuda. E come facciamo? Con il nostro primo evento e la nostra prima callback. Allora, intanto facciamo una funzione che chiuda il programma. Questa funzione sarà esci. Qui fidatevi un attimo. In poche parole, scrivere questo. Voi avete visto funzioni, ma non so se avete visto funzioni con gli argomenti. Scrivere questo per ora per noi significa soltanto non ci interessano gli argomenti di questa funzione. D'accordo? E questa funzione farà semplicemente, scriverà ok, esco, e poi dirà loop.quit. Riflettiamo un attimo su cosa stiamo facendo. Loop è una variabile che noi abbiamo creato qui. Allora, di norma, noi non creiamo variabili e prima le utilizziamo. In realtà è giusto fare così. Perché? Perché questa funzione, qui non la stiamo soltanto definendo, non la stiamo eseguendo. D'accordo? Quindi in realtà il codice fa pa, impara questa funzione ma non la esegue, arriva qui e qui lo esegue. Ora, supponiamo che noi avessimo spostato questa funzione dopo qua. Siccome il codice su questa funzione si blocca, perché qui parte il ciclo che non finisce mai, noi non possiamo scrivere roba sotto, è inutile. Quindi la funzione la definiamo prima. E quindi questa è la nostra prima callback. Per farla diventare una callback, dobbiamo collegarla a un segnale. E facciamo così. Diciamo finestra.connect delete event. Cosa vuol dire questo comando? Vuol dire finestra. Io ti insegno che quando ricevi questo segnale, e qui fidatevi un attimo, questo è il segnale che ottiene una finestra quando viene chiusa, mi devi eseguire la funzione esci, che vi ho spiegato appena prima. Ok? Quindi, messo così il codice, fa sì che quando il GTK partirà con il loop, gli avrò già insegnato quali sono gli eventi. E qual è l'evento che mi interessa e come deve reagire quell'evento. Ok? Torna. Allora, se ci siete, potete provare a rieseguire il programma. Ah, scusate, quello che prima, come diceva Andrea, si era bloccato, lo potete uccidere con Ctrl-C, che è un modo standard di uccidere i processi nel terminale. Se invece eseguite il nuovo, chiudete la crocetta, lui dice ok, esco, ed esce. Certo. Non ho aggiornato prima, L-Wizzle. No, per prima di chiudere la finestra, il ciclo di diretti sul terminale. E ora poi domanda, esempio di discorso, cioè il esci loop è il loop proprio definito dopo. Sì. Sì, sì, perché in Python. Allora, qual è lo scopo delle variabili in Python? Cioè, quando siete in una funzione, la funzione che variabili vede? Beh, supponiamo che io qui avessi detto loop uguale 1. Allora, questo loop sarebbe stato quello che gli ho appena definito. Ma cosa succede se invece in questa funzione io non gli ho mai parlato di loop? Lui va a vedere all'esterno. All'esterno cosa c'è? Beh, c'è proprio questo comando in cui io gli ho detto... Scusate, questo comando in cui gli ho detto cos'è loop. Quindi sono le cosiddette variabili locali e globali. Se una variabile locale non c'è, lui me la cerca tra le variabili globali. Se poi non c'è tra le variabili globali, mi dà errore. D'accordo. Allora, quindi questa è la prima interfaccia funzionante, grafica. Sì. Ma e se io nel globale, cioè
foglia del blocco, sì. La finisco più volte, poi vedete. L'ultima. Voi dovete pensare che... Cioè, è una perversione, no? Perché uno spera di non farlo mai, di chiamare tutte le cose. Allo stesso modo. Però... È brutto. Però, diciamo, se io qui gli avessi scritto loop uguale... 1, ecco, questa è proprio una perversione, perché se uno legge il codice pensa loop è uguale a 1 e qui dentro pensa che loop sia quella cosa appena sopra. In realtà il modo in cui funziona Python è esegue tutto, quindi si ricorda l'ultimo loop, ma in realtà più è abbastanza generale questo funzionamento tra linguaggi di programmazione. Si ricorda loop, scusate, esegue loop, impara come funziona questa funzione, prepara questa cosa, poi rinomina loop. Quando si ritrova, perché io avrò schiacciato la crocetta, a eseguire la funzione, loop sarà questo, sarà l'ultimo che avrò definito. E il primo se lo sarà dimenticato. Perché è curioso, sostanzialmente questa è la differenza tra una funzione e una macro. Le funzioni se ne fregano di dove sono state definite, le macro no. Comunque, chiuso il discorso, in Python ci sono le funzioni e non ci sono le macro. Ok. Benissimo, allora adesso facciamo qualcosa con questa finestrella. Beh, cominciamo col fare qualcosa di semplice. Vi avevo detto, la finestra è un contenitore, in un contenitore si può mettere un altro widget. In particolare la finestra è un contenitore in cui si può mettere un solo widget. E mettiamoci per esempio un pulsante. La pulsante sarà un GTK... punto button e ci avrà scritto sopra pigiami. Quindi questo comando crea un pulsante. Dopodiché dobbiamo dire alla GTK quel pulsante lo voglio nella finestra. La finestra, siccome è un contenitore, ha il simpatico comando, il simpatico metodo add. Quindi, cara finestra, noi ti aggiungiamo il pulsante. Finalmente, così come l'abbiamo detto per la finestra, anche per il pulsante dobbiamo dirgli di mostrarlo. Quindi, esatto, pulsante.show. Quindi, vedete, è abbastanza simile a quello che abbiamo fatto con la finestra, tranne che gli abbiamo detto di aggiungerlo alla finestra. Il pulsante è mostrato? In qualche modo c'è? No. O non c'è? Proviamo. No, no, non c'è proprio. Non si vede, ma poi potrebbe reagire a un... No. Show vuol dire veramente sì, presente nell'interfaccia. Sì, sì. Comunque, diciamo, nella gerarchia grafica pesante, per cui se te tipo lo fai nell'antichità di mostrarlo, per mostrare, è caricato ma non è registrato, quindi non reagisce agli eventi, però è pesante. Esatto. È come se fosse, tra virgolette, casco pulsante grigio, che non posso... No, grafica non grigio. Diciamo... Non si vede proprio. Diciamo, è presente, per esempio, nel senso che se io ne metto tre nascosti, lui si ricorda l'ordine, cioè il terzo lo mette dopo il secondo. Però non è presente nel senso che non occupa nemmeno spazio, non è che occupi spazio grigio, proprio dal punto di vista della posizione grafica non c'è. Non c'è e non reagisce. Occupa dimensione zero e te lo reagisce. Esatto. Ok, vabbè, possiamo provare così cosa viene. Viene che appunto non è cambiato nulla, assolutamente. Perché appunto questo pulsante noi dobbiamo dimostrarsi. Se invece gli diciamo mostrati, abbiamo un pulsante che dice pigiami. È un pulsante grosso come tutta la finestra, saggia osservazione, fa un po' schifo, ma per ora ci accontenteremo. D'altronde una finestra che non fa altro che mostrare un pulsante non ha molto altro da mostrare. Se noi pigiamo non succede nulla. Perché? Esiste il concetto di pulsante senza finestra? No. Al limite può esistere il concetto di finestra senza i bordini. Però la finestra... è sempre quello che contiene altra roba. Puoi fare finestre strane, puoi fare finestre tonde, ma il concetto di finestra è sacro. Senza di essa non si va da nessuna parte. Quindi abbiamo questo simpatico pulsante pigiami che non fa rigorosamente nulla. Indovinate cosa dovremmo fare per fargli fare qualcosa? Beh, gli dovremmo collegare una callback all'evento che viene quando viene pigiato. Ok? E lo facciamo così. Facciamo una nuova funzione che faremo partire quando il pulsante è pigiato. Anche qui, per semplicità,
facciamo finta che questo sappiamo cosa vuol dire, per noi vuol dire semplicemente non ci interessano gli argomenti. E quindi se in dichiarazione non metto gli argomenti, la colpa è che non funziona, cioè sono obbligatori gli argomenti per no. Io posso definire una funzione così. Il problema è che io so che in realtà riceverò degli argomenti. Quindi questo mi darebbe errore. Perché mi direbbe, ehi, tu mi hai dato degli argomenti e la funzione pigiato non ne vuole. Cioè gli argomenti servono al trattamento differenziato di varie situazioni con la stessa funzione. E allora, nel GTK la storia è piuttosto semplice. Gli argomenti sono la cosa su cui è stato effettuato il comando. Più a volte altre cose. Per cui, per fare un esempio, una callback che scatta quando è pigiato qua un pulsante avrà come argomento il pulsante. Però, per esempio, una callback che scatta quando ho scritto nel testo potrebbe avere come argomento la casellina di testo e il testo. La cosa è abbastanza logica, però per semplicità per ora ce ne freghiamo. Ma StarArx è alla CIE? No, StarArx vuol dire semplicemente gli argomenti eventuali che questa funzione riceve, metterli in una lista. Quindi se io qui volessi accedere agli argomenti, invece di scrivere, cioè per dire, sì. Print args, questo mi stampa, anzi possiamo farlo, questo mi stampa la lista degli argomenti, ora lo facciamo. Asterito significa solo non darmi un argomento di nome args, ma tutti gli argomenti li metti in una lista che chiami args. E args potrebbe essere qualsiasi cosa, ok? Di solito uno scrive args. Ok. Quindi mettiamo questa riga, che almeno ci aiuta a capire cosa sta succedendo, e poi mettiamo quello che effettivamente vogliamo che succeda. E cosa vorremmo fare? Vorremmo mostrare una finestrella con un messaggio. Lo facciamo così. Messaggio è uguale a gtk.messageDialog, che è semplicemente un dialogo, non credo si traduca con dialogo in italiano, fa schifo, però in inglese dialog, che mostra un messaggio. E in questo messaggio ci mettiamo un titolo, aia, e poi ci mettiamo un testo, non così forte. Ok. Di nuovo, qui abbiamo creato una finestrella con un messaggio, di nuovo questo messaggio è nascosto, fino a che noi gli stiamo dimostrando. Qui lo mostriamo in un modo un pochettino diverso, che è messaggio.run. Perché messaggio.run? Qual è la differenza? Perché qui la finestra gli diciamo show e qui run? Beh, sostanzialmente run si usa per finestre che non sono la finestra principale del programma, ma sono qualcosa che tipicamente viene mostrato, si pigia un pulsante e si chiama. Run vuol dire ruba l'attenzione dell'utente finché questa finestra non è stata chiusa, d'accordo? E se andiamo a provare, perché non succede? Ah no, scusate, che stupido. Quindi abbiamo definito la nostra callback. Cioè, ora dobbiamo dirgli di attivarla, se no lui non ha idea di cosa farsi, cioè non se ne fa nulla di questa callback. E per farlo diciamo pulsante punto connect clicked pigiato, ovvero caro pulsante, quando vieni cliccato fammi partire la funzione pigiato. Adesso se facciamo andare il nostro programmino e facciamo pigiami, si apre un messaggio che dice aia, non così forte. Non solo è inutile ma è anche brutto per un motivo principale. In realtà per più motivi, però un motivo che vogliamo affrontare subito è che io il messaggio lo vorrei sopra la finestrella a cui si riferisce. E questa cosa è semplicissima. Allora, intanto per chiuderlo, siccome non ha pulsante, non ha nulla, farete Alt F4. Ah, scusate, no. Fatemi mostrare questa cosa. Cosa è successo? Quando l'ho eseguito, è successo che lui ha stampato args a schermo. E cos'è args? Come vi dicevo, è una... in realtà tupla, non una lista. È una tupla che ha un solo elemento. E questo elemento cos'è? Indovinate un po'? È esattamente il pulsante. Quindi, in altre parole,
Qui invece che Arax avrei potuto scrivere pulsante, perché è quello che lui riceve. Che senso ha questo? Beh, supponiamo che io ho in un'interfaccia grafica, per farla semplice, due pulsanti che fanno esattamente la stessa cosa. Due pulsanti che fanno cose leggermente diverse. Io nella mia funzione potrò controllare quale pulsante è stato pigiato, potrò comunque scrivere una sola funzione per entrambi i pulsanti. In questo caso la nostra funzione è una sola cosa, quindi non ci interessa effettivamente cosa c'è qua dentro. Cioè, così uguale, capire se if arcs, cioè arx di 1 è proprio uguale al pulsante che avevamo per controllare. Possiamo farlo, certo. Fare l'uguaglianza. Print arx 0 uguale a pulsante. D'accordo? Quindi questa è una tupla di argomenti e noi abbiamo visto che ci passa proprio un pulsante, verifichiamo che sia il pulsante che noi abbiamo appena definito. Facciamo subito. Quindi questo lo chiudiamo, questo lo chiudiamo, eseguiamo. Sì, il pulsante che viene passato alla funzione è effettivamente il pulsante che abbiamo appena definito. Ok. Dicevamo, una cosa che voglio risolvere subito è che ci fa schifo che il messaggio sia finito lontano dalla finestra e si risolve in modo molto semplice. Gli diciamo parent, la finestra che gli fa da genitore, diciamo, è la finestra di sopra, finestra. Adesso gli diciamo a compare sopra la finestra e siamo felici. Cioè, felici per modo di dire, rimane una ciofeca, però finora quel che gli abbiamo detto lo fa. Ci sono domande finora? L'ultima cosa non lo so. Allora, dicevamo, se noi vogliamo che la finestrella nuova, il dialogo, lo chiamerò dialogo anche se in italiano è orribile, però il dialogo compaia sopra la finestrella originaria, noi diciamo parent uguale finestra. Cioè, l'argomento parent di questo nuovo dialoghetto è la finestra che noi abbiamo creato prima. E questo gli dice, ah, quella finestra è il genitore in qualche modo di questo dialoghetto, allora glielo farò sopra. Capito? Cioè, non è essenziale, sta semplicemente dicendo di collocare il nuovo dialoghetto sulla finestra di prima. Aiuta, se la finestra discende, la fare più piccolo, lo tengo sopra, perché c'è sempre tutto lì. Una cosa così? No, non ho capito, non so se ho capito bene. Ok. Allora, in realtà no, questo lo devo allargare un pochettino. Ah, che vorrei mostrare. Sì. Ok. Così ci sta tutto. Non so se Giovanni ve l'ha detto, ma tipicamente il Python si scrive fino a 80 caratteri e poi si va a capo. Questo è il motivo per cui ho scritto gli argomenti così, perché non voglio andare oltre gli 80 caratteri per riga. Questa la restringiamo, tanto è abbastanza inutile. Ok, il grosso si vede. Benissimo, prima di andare avanti, ci sono domande su quello che abbiamo fatto finora? Ok, questo codice funziona, fa esattamente quello che vogliamo, ma è dal punto di vista pythonistico brutto. Perché brutto? Perché sparpaglia sostanzialmente funzioni, codice che viene eseguito prima o dopo, in modo che viene definito brutto, sembra una parola strana, in realtà gli sviluppatori Python sono abbastanza fissati con l'ordine del codice e molto, in realtà tutti gli sviluppatori, però in Python ci sono particolari costrutti che vengono considerati eleganti, altri no. Tipicamente una cosa che viene considerata buona programmazione è racchiudere cose che fanno una cosa insieme in classi. Allora, noi abbiamo già visto delle classi, anche se non le abbiamo chiamate così. Per esempio, io ho creato una finestra. Nel momento in cui l'ho creata, dicendogli questa deve essere una GDK window, sapevo già che questo avrebbe avuto un metodo show, un metodo connect, un metodo add. Questo perché? Perché la classe window
supporta questi metodi. Il pulsante, per esempio, ha show ma non ha add, perché button è un altro tipo di classe. Quindi noi le classi le abbiamo utilizzate fin dall'inizio, perché in Python più o meno tutto è una classe. Però non le abbiamo mai create. Ora ne creeremo una per vedere effettivamente l'effetto che fa. E la classe si crea in modo molto semplice. Allora io direi di fare un nuovo documento in cui cominciamo a rifare la stessa cosa, ma con una classe. Allora copiate pure le prime due righe. Io la chiamo interfaccina 2. E quindi l'idea sarà che noi creiamo, il nostro programmino è una classe. E questa classe la chiameremo per esempio finestra inutile. Con questo comando noi diciamo, ehi, stiamo creando una classe. I vari metodi che una classe deve supportare, cioè le varie cose per cui possiamo scrivere, per esempio, finestra.qualcosa, d'accordo? Si definiscono come delle normali funzioni, ma dentro a questa classe. Quindi, se prima avevo esci, ok? Ora esci, la metto così. Dopo il comando class è indentata. Questo mi dice che esci non è una qualsiasi funzione, ma è un attributo, un metodo della classe finestra. Anzi, perdonami, ma chiamiamola programmino, così non creiamo confusione con la finestra che invece è la window. Quindi, programmino ha un primo metodo che è esci. Questo fa sì che io possa, se ho un oggetto del programmino, scrivere p.esci. Come lo crea un oggetto programmino? Beh, questo l'abbiamo già visto varie volte, come si crea un oggetto. La classe, parentesi. Quindi, io posso dire, per esempio, p uguale programmino, p.esci. Sì. Questo codice è estremamente stupido, mi darà un errore, tra l'altro, perché loop non, qui non sa cos'è. Però l'idea è semplicemente di creare questo oggetto e poi chiamare un suo metodo. Ora, facciamo in modo che questo oggetto si comporti come vogliamo. Beh, impariamo un metodo un po' particolare. Che è init. Allora, qui scriviamo def init self. Allora, due cose importanti. Primo, tutti i metodi, almeno per l'inizio, diciamo, in Python il 90% dei metodi hanno self come primo argomento. A cosa serve self? Beh, self all'interno del metodo sarà l'oggetto su cui è chiamata la funzione. Quindi, per esempio, prendiamo questo esempio. Se qui gli scrivo self, che è il modo giusto di fare, poi args, quindi io sto dicendo il primo argomento è self, gli altri, di nuovo, mi metto una lista. Sono due trattini bassi. Sì, sono due trattini bassi. Poi vi spiego questo tra un attimo. Ma è una convenzione di trattini bassi o proprio... Tra un attimo vi spiego. Per adesso vi voglio solo dire, tutti i metodi di classi, a meno cose particolari che magari non vedrete mai, che sono piuttosto rare, hanno prima di tutto self. E self a cosa serve? Per poter dire questo oggetto fa qualcosa, quindi per esempio chiamare altri metodi, ok? L'altra cosa appunto è init. Init, cioè underscore underscore init underscore, è uno dei metodi che in Python hanno un significato particolare. E qual è il significato? Il significato è che init viene chiamato ogni volta che viene creato un oggetto. Allora facciamo un esempio. Se io qui gli scrivo self è stato creato e poi cancello un attimo esci, perché per ora non funzionerebbe perché non c'è loop. Qui cosa stiamo dicendo? Beh, esci non viene eseguito. Stiamo dicendo crea un oggetto della classe programmino e basta. Ma se noi andiamo a eseguire, cosa succede?
lui scrive questo coso è stato creato. Quindi nel momento in cui creiamo l'oggetto, automaticamente viene eseguito il metodo init. D'accordo? Questo metodo init è molto utile perché ci sono tutta una serie di classi che prima ancora che ci si possa fare alcunché hanno bisogno di essere inizializzate in qualche modo. Allora, nel caso del nostro programmino, noi per esempio potremmo voler dire che nella sua inizializzazione c'è per esempio la creazione dell'interfaccia. Poi c'è tutta l'interazione, però intanto l'interfaccia in sé la creiamo in init. E quindi cominciamo a organizzare un po' questa classe con il codice che abbiamo già visto. Per esempio, questi due comandi li copiamo pari pari qui. Se usate gedit per indentare basta selezionare e pigiare tab. Allora, qui stiamo dicendo che appena il programma viene creato, deve avere una finestra e poi la finestra deve essere mostrata. Mostrata, ma ancora non succederà nulla perché non è stato chiamato il main loop. Però quella finestra è considerata mostrata, ok? Prendiamo un altro pezzo di codice che avevamo. Prendiamo questo, finestra.connect. Questo era il codice che diceva, quando la finestra viene chiusa, fai partire esci. Esci adesso non è una funzione qualsiasi, è un metodo. Allora noi invece che dire elf diremo self.esci. Cioè quando il programmino, quando questa finestra deve chiudere, l'esci del programmino deve essere chiamato. Poi adesso potremmo scrivere qui per esempio la creazione del pulsante. Però, per esempio, potremmo decidere invece che per un po' di ordine quello lo facciamo in una funzione a parte. Allora facciamo crea pulsante, di nuovo self. E qui cosa gli diciamo? Beh, il codice che abbiamo fatto prima. Copia e incolliamo qua. Ora vi lascio un attimo perché sta andando un po' veloce copia e incollando, allora voglio che sia chiaro quello che sta succedendo. Abbiamo semplicemente preso il codice dal vecchio programmino che ci creava il pulsante, l'abbiamo copiato così in un nuovo metodo crea pulsante. Sì. Finestra sarebbe la stessa cosa per tutti gli oggetti di programmino. No, se essere facessi no, succederebbe che ognuno, se io credo più programmini, ognuno ha la sua finestra, ognuno ha il suo pulsante. Le queste variabili sono interne. La finestra sarebbe già stata. La finestra è la finestra in un certo. Allora. Non avevo dovuto scrivere self.finestra. Sì, guarda, adesso lo vediamo. Per ora, addirittura finestra è quella funzione e questa funzione non è stabile. Infatti questo codice in realtà non è pubblico. Volevo mostrarlo, ma non ve lo dico se sono stabile, perché la domanda è venuta fuori. Questa riga darebbe errore, perché non vede una finestra né globale, cioè fuori dalla classe, né in questo oggetto. Come si risolve? Dicendo self.finestra. Ok? A questo punto, noi quando creiamo finestra, la stiamo attaccando all'oggetto programmino, in modo tale che quando poi andiamo a eseguire questa funzione, lui ce l'ha. Finestra non è un metodo, per esempio. Finestra è un attributo. Ma si definiscono, cioè gli attributi si possono definire prima. Gli attributi si, già. Si possono definire, c'è una libertà abbastanza libidinosa, si vuole. Si può addirittura, non che sia consigliato, però io potrei dire a questo punto i.attributo uguale ciao. Non te lo suggerisco, però in qualsiasi momento uno può prendere un oggetto e attribuirsi meglio. No, se io faccio questo, la differenza grossa tra fare questo e fare per esempio questo è che qui io sto modificando solo l'istanza, quindi questo particolare P che io ho creato qua. Qui io sto insegnando alla classe che tutte quante le istanze devono avere questo attributo.
Quindi io questa cosa la posso fare, ma è veramente usuale. E quindi non ci sono, diciamo, i problemi di protezione, classi private? Assolutamente. Ci sono delle convenzioni che servono a non fare casino, ma in Python, se uno vuole fare casino, sostanzialmente lo può fare a tutti i livelli. Quindi è anche per quello che il Python pone una certa importanza sull'organizzazione del codice, sull'ordine, perché c'è veramente un'estrema libertà. In alcuni casi, per un'utile, di solito si cerca di seguire le convenzioni. Le classi sono, cioè, non c'è un tipo di classe pubblica o privata? No. Esattamente. Allora, per esempio, vedete che init comincia con due underscore. Una convenzione abbastanza universale è che se, a parte che questo appunto vi ho detto è un nome particolare, che è molto particolare per le classi, però in generale se un attributo, se un metodo comincia con underscore, vuol dire che è qualcosa che al di fuori non vi servirà mai. Cioè, io non andrò mai a fare, per esempio, p.init. Cioè, se comincia con underscore, ci sono delle eccezioni, ma in linea di principio vuol dire che non è fatta per essere chiamata. È fatta per lavoro interno di chi ha preparato quella classe. Ma non serve a nessuno chiamarla. Ok, allora, quindi noi abbiamo creato una finestra, la funzione di inizializzazione crea la finestra. Poi c'è una funzione che crea un pulsante. Noi dobbiamo dire però alla funzione di inizializzazione di creare questo pulsante, quindi self.crea pulsante. Ok, quindi quello che succede è nel momento in cui creo un'istanza di questa classe, quindi vi ricordo, la classe è la cosa generale, l'istanza è l'oggetto particolare. Nel momento in cui ne creo una, viene chiamata questa funzione crea una finestra e l'attacca all'oggetto programmino, poi chiama quest'altro metodo che crea il pulsante. Cosa manca? Manca il main loop. Allora, possiamo dare un'altra funzione, def parti, e in questa funzione mettiamo il codice che creava il main loop. Ok? Allora, nel momento in cui farò andare questa funzione, partirà effettivamente il ciclo e mi si aprirà tutto. Allora, un modo tipico... Ma anche loop non è un attributo. Cioè, non avrebbe messo self loop. Allora, andrebbe. Dipende da cosa ci vuoi fare. Lo faremo adesso, sì. Ma perché lo faremo? Per esempio, perché loop lo vogliamo self.loop e pulsante no? Per fermare, per esempio. Perché a loop vogliamo accedere di nuovo. Quindi vogliamo che sia ricordato. Pulsante... Per ora non ce ne frega nulla. In realtà ce ne fregherà. Però per adesso noi abbiamo che loop si usa sia qua sia qua. Come facciamo a renderlo visibile entrambe le funzioni? Esattamente come abbiamo fatto prima con la finestra. Self.loop, self.loop, self.loop. Ora esci funziona. Funziona a patto che venga chiamata dopo parti. Perché ora parti attacca loop al programmino. Esci, quando va a vedere, troverà questa cosa che sta. In teoria un dentro in esci dovrebbe mettere un controllo se l'attributo, diciamo, se il campo loop. Uno potrebbe fare una cosa del genere, potrebbe dire if. Non ha senso fare self loop qui. Esatto, non so se l'avete mai visto, ma uno potrebbe fare questa cosa, self loop, anzi if not, se questo programmino non ha l'attributo loop, cioè non è mai stato eseguito, potremmo scrivere non posso uscire, non sono mai partito, e return l'avete visto. Quindi qui staremmo dicendo, ehi, tu mi hai chiamato, esci prima che sia mai partito, allora non faccio nulla, mando solo un messaggio di errore e la chiudo qui. Chiaramente sta un po' al programmatore della classe poi sapere cosa effettivamente bisogna controllare. In questo caso noi ci assicureremo che effettivamente esci venga chiamata solo quando parti.
Cosa manca rispetto al nostro vecchio codice? Manca pigiato. Pigiato sarà un altro metodo. E sarà il metodo che viene eseguito come callback quando viene pigiato il pulsante. Manca di dirgli di attivare pigiato. Questo lo possiamo fare su crea pulsante. Ah, quindi in realtà, come vi dicevo, cioè vi ho detto il contrario, però pulsante in realtà a questo punto viene utilizzato sempre dentro questa funzione, quindi non abbiamo bisogno di dire self.pulsante, perché in realtà non viene usato da nessun'altra parte. Allora, anche se è una variabile locale al metodo, per noi va bene così. E direi che abbiamo trasferito tutto il codice. Già devi fare le secondamente. Esattamente. Anzi, anche il primo, che almeno semplifichiamo un po'. Questo è un altro argomento self? No, perché è sbagliato. È sbagliato. Cioè, sarebbe funzionato lo stesso, ma è una questione di ordine self, conviene metterlo sempre. Ok, quindi, se non abbiamo fatto errori, questo è esattamente il codice di prima, questo, ma strutturato in una classe. Cosa manca? Beh, qui noi creiamo il programmino, dobbiamo eseguirlo, p.party. Quindi, ricapitoliamo, quando noi lo definiamo, creiamo l'oggetto, viene fatto, eseguita questa e viene eseguita questa, per farlo partire dobbiamo eseguire questa. Proviamo un po'. Qual è l'errore? L'errore è che in questa callback gli abbiamo detto hash adesso è un metodo. E quindi gli abbiamo detto self.hash invece che hash. Qui mi sono dimenticato. Self.pigiato. Quindi gli sto dicendo, quando il pulsante viene pigiato, fai partire il metodo pigiato di me stesso. Cioè questo. Riproviamo. Altro errore. In questa funzione io sto dicendo ti passo finestra, ma finestra non è più una variabile globale, ma è un attributo del programmino. Allora dobbiamo dirgli self.finestra. Riproviamo. Ok, ora sembra funzionare. Non è più utile come prima, ma è molto più pythonico. Non è una parola che vi adoro, la troverete davvero in giro per le mailing list. D'accordo? Allora, vi mostro un'ultima cosa su come organizzare il codice. Questo è uno script, un programmino, è pensato per essere eseguito. Quindi è giusto che lui definisca la classe, poi crei un'istanza e poi la faccia partire. Ma supponiamo che voi vogliate che questo script sia utilizzabile non solo come programmino, ma a sua volta come libreria. Cioè che qualcuno possa dire import interfaccina 2 e all'interno di un altro programma riutilizzare il vostro codice. Qui ci sarebbe un problema, perché lui magari la finestra la vuole aprire quando vuole lui, non immediatamente al momento dell'import. Invece questo codice partirebbe subito. Quindi, come questo file non darebbe la possibilità a un altro programmatore di usare il vostro codice attivandolo quando vuole. Allora, qui, diciamo, è un comando che si impara più o meno a memoria, si fa questo controllo. Questo, prendetelo per magia, ma lo troverete in moltissimissimi script Python. E sostanzialmente cosa vuol dire? Vuol dire esegui questo soltanto se sto essendo chiamato come programmino, non se mi stanno importando come libreria. Quindi se qualcuno usa questo file come una libreria, quindi per esempio se io un altro file scrivessi from interfaccina, anzi import interfaccina 2, potrei farlo tranquillamente nella stessa cartella, e poi potrei avere interfaccina2.programmino,
e potrei definirmene uno io. Questo ve lo mostro solo come un esempio, poi non ci serve adesso, però questo per dire adesso funzionerebbe. Per come era prima mi avrebbe lui già creato un programmino e l'avrebbe fatto partire. Quindi questo è il modo di scrivere in qualsiasi script Python la funzione vera e propria che fa partire il programma, dopo aver definito quello che deve essere. Vediamo che funziona. Scusate, è esattamente il contrario. È così. Questo va messo. Lo potete mettere dove volete, di solito si mette in fondo. Questo che cosa fa? Cioè, no, è una cavolata. Non... Allora, questo fa un controllo, dice. Questo script, questo file, in questo momento viene eseguito come uno script, quindi con Python interfaccina 2 o con interfaccina 2 come script, oppure viene importato come una libreria? Perché si possono fare entrambe le cose con uno script file, con un file Python. Può essere eseguito di per sé o usato da altri eseguibili. Allora, qui vi sta dicendo, se questo è eseguito come script, fai queste cose. Invece non fare nulla se viene utilizzato come libreria. Cioè, se viene utilizzato come libreria, chi lo utilizza utilizzerà questa classe che io ho creato. Ma non fa nulla. Non esegue... Ah, questo cosa fa? Se lo eseguiamo così, lui fa esattamente quello che faceva prima. La differenza è che se io invece... faccio così, ok, allora lo salvo per fare una prova, prova.py, quindi io gli sto dicendo, importa questo, poi gli dico Python 3 prova, non fa nulla, eppure lui si è appena letto tutta questa roba, ma siccome gli ho detto di fare queste cose solo se lui è il programmino che sta essendo eseguito, e qui invece il programmino è un altro che lo usa come libreria, allora lui non fa nulla. Ok, questo era tutto quello che volevo mostrarvi su come di solito si struttura il codice Python. Quindi le due cose fondamentali che volevo lasciarvi sono cos'è una classe, come si fa effettivamente una classe, e il fatto che uno script, che un file di codice può essere uno script, ma può essere anche una libreria e può essere anche un tag. Quindi ogni volta che noi abbiamo scritto un comando così, potete pensare che dietro c'è semplicemente uno script Python che viene importato così. Non è sempre così, però molte delle librerie sono scritte così, altre sono scritte in altri linguaggi. Ora, forse vi ho complicato un po' la vita, negli ultimi 20 minuti cercherò di mostrarvi invece come semplificarvela. E qui viene in ballo l'altro programma che vi avevo detto di installare, che è Glade. Allora, qual è l'idea di Glade? È che scrivere tutto questo codice per una finestra un pulsante è uno spreco di tempo assurdo, di tempo e di lavoro, perché poi magari ho fatto errori che devo correggere. Se un'interfaccia grafica è grafica, io lo voglio disegnare in modo grafico senza stare a scrivere il codice. Allora, facciamo partire Glade. Glade è un programma che mi aiuta a fare interfacce grafiche. In Glade vedete sulla sinistra tanti diversi tipi di widget. Per esempio, il primo tipo che vedete qua è per l'appunto una finestra. Qui non so se riesco a ingrandire, però vabbè, la maggior parte delle cose si leggeranno meglio. Qui non leggerete, ma c'è scritto finestra. Quindi questi sono, per esempio, contenitori. Questi sono vari tipi di finestra. Questi sono, per esempio, il pulsante e tutti molti degli altri tipi di widget, che di solito sono contenuti, diciamo. Allora, come abbiamo visto prima, per cominciare bisognerà creare una finestra. Senza una finestra non si fa nulla.
e lui ti crea una finestra vuota senza scrivere nessun codice. Ora, qual è la cosa interessante? Non è solo che i programmatori sono pigri e così possono cliccare invece che programmare. In realtà un aspetto molto interessante è che qui, mentre crei l'interfaccia, la vedi proprio come appare, e questo è molto utile. Un altro aspetto interessante è che non è detto che i programmatori siano bravi a disegnare interfacce. Cioè, non è detto che uno che ha imparato a programmare molto bene sappia che, per esempio, il pulsante tot sta bene in alto a destra, che agli utenti piace avere un menu qui e là. Questo programma fa sì che un grafico, che non sa nulla di programmazione, o quasi nulla, possa disegnare un'interfaccia che poi il programmatore trasforma in qualcosa di funzionante. E qui si gioca veramente come con una tavolozza. Abbiamo creato la finestra, ora ci mettiamo dentro un pulsante. Quindi cliccando sul pulsante e cliccando sullo spazio vuoto della finestra, lui nella finestra c'è un pulsante. E poi ogni widget ha delle proprietà che si impostano. Per esempio, prima col codice che dicevamo di scrivere il pulsante pigiami. Ora, se andiamo in generale, vediamo uno spazio per l'etichetta e ci scriviamo pigiami. E questo pulsante ora è l'etichetta pigiami. Vi dicevo, le finestre di norma non sono mostrate, dobbiamo dire che vogliamo che siano mostrate. Andiamo nella nostra finestra. Allora, cliccando sul pulsante in etichetta con immagine opzionale. Ci sono tantissime opzioni, io non so neanche guardarle tutte, quindi vi dico volta per volta quelle che stiamo usando. Etichetta con immagine opzionale, come etichetta mettiamo pigiami. Dopodiché, dicevo, torniamo alla window e tra i flag diciamo, no scusate, tra i in comuni diciamo visibile. Visibile significa che questa finestra deve essere mostrata. E ci sono appunto molte cose che possiamo dirgli di mostrare o fare senza scrivere nessuna riga di codice. Se torniamo un attimo su generale, vediamo che c'è un ID, che non è altro che un testo, che può essere, possiamo cambiare, possiamo metterci finestra principale. Questo è importante, perché è quello che poi nel codice ci permetterà di riferirci a questa finestra. Ok? E questo vale per tutti gli oggetti. Button possiamo chiamarlo pulsante. Ok? Quindi questa è la nostra prima interfaccia grafica stupida creata con Glade. E ora la salviamo nella stessa cartella dove abbiamo salvato tutto il resto. Come finestra. Punto Glade. D'accordo? Quindi queste cose che abbiamo creato le mettiamo in un file a parte, diverso dal file in cui scriviamo il codice. Adesso dobbiamo dire al codice di andarselo a ripescare. Quindi copio in un nuovo programmino, anzi, copiamo un po' alla volta quello che ci serve. Questo ci serve sempre. E gli facciamo sempre dire self è stato creato. Fin qui ci siamo. Lo salvo come interfaccina. No, Glade salva in un link in XML, per chi sa cos'è. Comunque in un formato che poi le CTK passano a leggere, vedremo come. Quindi io l'ho salvato come punto Glade. A volte si salva come punto XML, come punto I. Punto Glade è più chiaro, però. Però è un formato con cui Python non saprebbe cosa fare. Però le GTK invece riconoscono questo formato come un'interfaccia. Ma una volta pronto tutto, Glade si butta via oppure serve ancora? Questo XML, cioè vive insieme al programma? Vive insieme al programma. E per esempio io posso descrivere un programma, poi un grafico mi dice guarda, secondo me questa finestra è meglio metterla così, non tocca il codice, cambia il file Glade e rimanda la codice. Quindi è una parte del sorgente. È una parte del software. Non è che il contenuto del file viene poi trasferito? No, no, rimane come un file indipendente. Nel vostro sistema operativo, nel vostro, se usate Ubuntu, ci sono svariati file Glade che definiscono l'interfaccia degli svariati programmi. Perché molti programmi sono fatti in questo modo.
Peraltro, se voi domani decidete che invece che in Python scrivete il vostro programma in C, non dovete cambiare nulla dell'interfaccia grafica che avete fatto con Drupal. Se invece l'avete fatta tutta in Python, dovete scriverla. Quindi è molto utile anche per l'interoperabilità, per riutilizzare pezzi diversi in programmi diversi. Ora lo vediamo. Allora, quindi dicevamo, qui invece di dirgli creami la finestra, eccetera, eccetera, gli diremo soltanto come utilizzare questo file glade. E il modo è questo. Diciamo self.interface, anzi UI, che sta per user interface, scriviamo UI che è un po' più breve che interfaccia, e gli diciamo che è un builder. Builder è l'oggetto GTK che sa leggere i file glade. E come gli diciamo quale file glade leggere? Così. self.i.add from file e gli diciamo il nome del file. Quindi nel mio caso è finestra.glade. Scusate, tra virgolette. Con questo comando gli ho detto GTK leggetemi questo file glade che io vi ho preparato. Quindi GTK legge automaticamente. Esattamente, questo è un formato fatto apposta per il GTK. Mi devo importare qualcosa di più? No. Serve solo utilizzare questo oggetto che è un build. Quindi, in questo momento, il mio programmino sa già del pulsante della finestra, cioè di tutto quello che prima gli avevo dovuto spiegare con il codice. Invece, copiamo pari pari dal vecchio codice la funzione parti. Questa la utilizziamo pari pari, e anche la funzione esci. Anche questa fatta un bel copia e incolla, perché non ho bisogno di cambiare. Quindi, come già vedete, stiamo separando l'interfaccia dall'interazione. Qui non definiamo l'interfaccia, però, per esempio, le funzioni che vengono eseguite, le dobbiamo sempre spiegare qui. Ora, cos'altro? Nel nostro programmino non c'è. Allora, intanto proviamo a eseguire questo. Quindi copiamo in fondo anche il codice che serviva per l'esecuzione. Ok? Quindi questo. E proviamo a eseguirlo. Quindi Python 3 interfaccina 3. Si apre una finestra. È più piccola di quella di prima. Potremmo cambiare la dimensione ovviamente modificando la dimensione glade, però a parte questo è identica a quella di prima, è una finestra con il pulsante con scritto pigiami, solo che abbiamo scritto decisamente meno codice di prima. Sto un po' varando, manca qualcosa. Cosa manca? Manca che non succede niente quando la pigio e che come prima mi blocca il terminale quando la chiudo. Beh, perché? Perché non abbiamo utilizzato nessun evento ancora. Come si utilizzano gli eventi? Torniamo in Glade, prendiamo per esempio la finestra e andiamo sotto segnali. Qui vedete tutti i segnali che questa finestra può emettere. Andiamo a recuperare sotto GTK widget il segnale che vi ricordate era delete event. D'accordo? E quindi diciamo, quando viene attivato questo segnale, cioè ricordiamoci, quando la finestra viene chiusa, tu mi devi eseguire la callback che si chiama esci. Quindi siamo andati sulla... No, basta un click. Dove c'è scritto type here nella colonna gestore, noi gli diciamo che lui deve eseguire la funzione che si chiama esci. Quindi adesso... Però noi dobbiamo dire in qualche modo di connettere questi segnali e c'è un comando molto carino che, anche se noi abbiamo definito 30 segnali nel file glade, ce li connette tutti insieme ed è questo, self.i.connectSignalsSelf. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo
se il fileGlade ha delle colpe infinite, le deve andare a recuperare come metodi di self. Quindi, siccome qua gli abbiamo detto che quando la finestra viene chiusa deve eseguire esci, lui cosa farà? Farà self.esci, che è esattamente quello che noi vogliamo. Torna. E non mi si visualizza la finestra. Hai... questo... vai un attimo qua. Codice, sì. Generale. Scusa, ma non c'è. Hai fatto... ho messo il video. Ok, adesso se noi eseguiamo questo programmino avrà imparato a chiudersi a modo. Clicchiamo sulla crocetta e lui esce. Quindi questo come? Se non vi si mostra la finestra, probabilmente dentro a Glade, dentro a comuni, non avete selezionato visibile. Cioè, questa spunta sostituisce la scrittura manuale. Esatto. Ovviamente, questa finestra, la nostra finestra principale, vogliamo mostrarla subito. In un programma più complicato, voi magari avete una finestra che definite visibile in Glade, altre che si mostrano di volta in volta, e gli dite punto show del codice Python. Se non funziona, cosa facciamo? Se non funziona, cosa facciamo? Se abbiamo fatto il lei sta andando nel suo file. Verifica che il file grade sia stato nella stessa cartella. Ok, cosa manca in questa finestra per avere tutto quello che avevo prima? È il messaggino che si apre dal messaggio. Se no, come fa? Lo stesso lui che dava prima il giante faccina di me. Per me dice è stato creato, non c'è nessuna finestra. Quindi dice che non sono altro. Perché qui ti dai esci. Ok, andiamo avanti con la nostra interfaccia in Glade. Creiamo di nuovo la finestrella col messaggio. Prima la creiamo dal codice, ora diciamo finestra messaggio, questa iconina qua. E lui ci mostra una nuova finestrella. Questa nuova finestrella ha varie proprietà. Se noi andiamo in generale, vediamo due proprietà particolarmente interessanti. Testo primario e testo secondario. Usiamo solo il testo primario e gli scriviamo no così forte. Il bottoncino è questo che si chiama finestra messaggio. È una con un'iconina sinistra e delle righe di testo. L'ID potete lasciarlo. Nel testo primario, che sta sotto generale, scrivete il messaggio che volete. Ma quindi se io nel codice principale dovessi trattare un aspetto con il codice relativo alla finestra, per usare l'ID come nome di variabile. Esattamente. Ora, non come nome di variabile, ora lo vediamo. Come? Generale? No, è fatto un assist. E possiamo anche cambiare il titolo, andiamo sotto comuni e nel no scusate sempre sotto generale credo titolo mettiamo paia.
Ok. Quindi abbiamo creato il dialog. Ora torniamo nel nostro codice e dobbiamo dirgli di aprirlo. Allora, scusate, no, torniamo un attimo in Glade. Dobbiamo dire al pulsante di fare qualcosa quando viene cliccato. Di nuovo, prima usavamo connect, clicked dal codice Python. Ora andiamo nei segnali qua e in clicked gli diciamo, come si chiamava? Si chiamava pigiato. Gli diciamo di avviare la funzione pigiato. Dopodiché prendiamo la funzione pigiato di prima. Ah no, scusate. Sì. Nei... Clicked è... Allora, devi cliccare sul messaggio, ce l'hai. Ah, scusa, no, sta... No, clicca sul messaggio. No, scusa, il pulsante. Quindi, per fare click dovete selezionare il pulsante, qua, e poi nei segnali trovare click. E gli dite di eseguire il pigiato. Ora, nel codice Python noi dobbiamo definire il nuovo pigiato. Ma mentre prima pigiato era una cosa che creava un messaggio e lo faceva andare, ora il messaggio è già creato nell'interfaccia Glade. Dobbiamo solo farlo andare. Quindi il pigiato sarà molto più semplice. Sarà messaggio, e qui dobbiamo accedere a quella finestra del messaggio che abbiamo creato, e si fa così. Self.i.get object la id. La id di questa finestrella è messageDialog1. Quindi messageDialog1. E poi gli diciamo messaggio.run. E ora proviamo a eseguire. Si apre la nostra finestrella, facciamo pigiami, si apre il messaggio. Quindi siamo arrivati più o meno al livello di prima. Più o meno vuol dire che manca solo una cosa. Sì. Quindi questo codice serve per dire recuperami il widget nell'interfaccia Glade che ha questo ID. E poi questo è esattamente come prima. Gli diciamo fammi partire questo ID. Allora, siccome abbiamo ancora 3 minuti, io direi che vi mostro, copincolando brutalmente, che siamo a un passo dal fare qualcosa utile, e poi magari abbiamo 2 minuti per le domande, se ne avete. E nella fattispecie, questo qua è esattamente il codice dell'altra volta, che fa l'analisi del file di testo, e lo salviamo nella stessa cartella. Se l'avete scaricato era quello che... Poi ovviamente avrete tutto questo che sto producendo se volete vedervelo a casa. Quindi Python, chiamiamo file.py. Questo codice utilizza la funzione dell'altra volta come libreria e poi utilizza un paio di funzioni che abbiamo visto la volta scorsa di matplotlib. Questo è tutto identico, tranne che io ho creato questa interfaccia Glade e che cos'ha questa interfaccia Glade? Ha una finestra con dentro una box. Cos'è una box? È un contenitore che serve per mettere più widget insieme. Questa box ha dentro un'altra box che di nuovo serve per mettere più widget insieme. Quest'altra box ha dentro un pulsante che serve per selezionare file. Quindi pensate un attimo, quante migliaia di programmi ci sono che a un certo punto chiedono di aprire un file? Varie. Allora non ha senso che ognuno faccia la sua finestra con dentro la casella per scrivere il nome del file, eccetera, eccetera. Questo la GDK lo fornisce automaticamente.
e poi c'è un pulsante, analizza, e uno spazio per un'immagine. Quindi questa è una cosa che in Glade si fa in pochi minuti e ci dà un'interfaccia un po' più interessante di un singolo pulsante. Cosa fa il pulsante analizza? Beh, tra i segnali gli ho detto che quando è cliccato fa partire questa funzione analizza. E analizza, non ho tempo di andare nei dettagli, ma fa esattamente delle cose che abbiamo visto l'altra volta con le matplotlib. Cioè, questo poi lo vediamo, per adesso guardiamo questo qua, legge un file, fa le statistiche delle parole contenute in un certo file. Qui cosa fa? Va a recuperare nella interfaccia questo widget, che è esattamente il pulsante di scelta di un file. Guarda quale file è selezionato e usa questo file per le statistiche. Allora, andiamo a vedere finora tutto questo che effetto ha. Chiaramente non vi aspetto che seguiate, solo ve lo spiego perché poi se lo volete riguardare a casa capite cosa fa. Mi copio qui il file, anzi, non c'è bisogno. Perché come l'ho chiamato? No, l'ho copiato. Lo stesso che abbiamo usato l'altra volta. Corsi Python, uno. Testo. Quindi ora gli abbiamo selezionato il testo, gli diciamo analizza. E lui nell'immagine ci ha messo i grafici che veniva fuori l'altra volta. È un esempio neanche tanto intelligente, però diciamo è un primo programma scritto con poche più righe di codice di quello che abbiamo fatto finora, che prende un qualsiasi file, potete selezionare il file che volete, lo analizza e spara fuori l'immagine. Vabbè, in realtà non, forse per qualche domanda lampo abbiamo tempo, sono le 11. Sì. Hai verificato che su Blade hai... Allora, visible lo attiviamo sulla finestra, che è la finestra principale del programma. Sul message dialog non lo attiviamo perché lo vogliamo attivare noi col codice Python quando vogliamo noi. Quindi la parte del codice Python che si occupa di far vedere il dialoghetto è questa. Quindi è qui che noi diciamo questo dialogo mostravelo. All'inizio noi non vogliamo che compaia subito, cioè quando eseguiamo il programmino non vogliamo che compaia sia la finestra principale che il dialogo. Vogliamo solo se c'è un segnale Blade. Allora, quello che noi abbiamo fatto è stato nel file Glade, nel pulsante, nei segnali di clicked corrisponde al pigiama. E come si sente da Glade, per esempio, che il dialogo, come si dice, al parent la finestra? Ok, andiamo qua e li becchiamo nel generale transitorio per. Che non ho mai capito perché si chiama così, però se noi poi gli diciamo, qui non ci permette di scrivere, dobbiamo selezionare e gli selezioniamo finestra principale ed esattamente come se noi prima avessimo dato fare. Posso verificare, era interfaccina 3 che ora è centrato sulla. Ah, ecco, una cosa che volevo dire, se voi andate a divertirvi con Glade, avrete bisogno di conoscere più widget, più metodi di quelli che vi ho detto. Cliccate su qualsiasi oggetto e fate leggi documentazione. Per esempio, prendiamo il pulsante, che è interessante. Leggi documentazione, lui vi apre Develop, che era tra i programmi che vi ho suggerito, e qui del pulsante mostra tutte le cose che un pulsante può fare. Alcune
di utilizzo frequente, altre meno. Per esempio, possiamo metterci un'immagine, possiamo dire al programma di fare come se fosse stato pigiato, e questo per qualsiasi widget che noi ci troviamo qua dentro. L'ultima cosa che volevo dire è che in realtà, anche se la documentazione GTK è molto, molto utile, se volete imparare di più di GTK, vi consiglio semplicemente di visitare un tutorial che ora, di cui ora non ho l'indirizzo, ma lo recupero al volo. Questo è l'indirizzo, quindi python-gtk-3, vabbè, lo lascio lì. È un tutorial fatto molto bene, che perlomeno per come la vedo io non richiede di andare passo passo. Cioè, con quello che avete visto finora avete avuto un'infarinatura, vi viene in mente come di vedere come funziona un'immagine, una barra di scorrimento, andate lì e trovate la sezione apposita. È fatto molto bene ed è un po' più facile, più simpatico da leggere della documentazione, che è solo una lista di funzioni con delle piccole descrizioni. Allora, python-gtk-3, aspetta, non metto in gedit. È l'unica cosa che non vi ho detto. Perché GTK 3, ci sono varie versioni del GTK, l'ultima è la 3, io quello che vi ho mostrato, ve l'ho mostrato con l'ultima versione, se voi vi trovaste a usare la versione 2, cioè, è cambiato abbastanza poco, però alcune cose sarebbero diverse. Diciamo che al giorno d'oggi non ci sono particolari motivi per usare la 2, ve lo dico solo perché se magari trovate in giro delle istruzioni che non vi funzionano, magari sono per la 2, c'è qualche cosa che è cambiata. Io le GTK le ho usate per fare sia programmini stupidissimi che uso solo io, sia un paio di programmi che invece si trovano in Ubuntu, quindi sono carine anche perché sono...